la possibilità di visualizzare contemporaneamente due applicazioni sullo schermo e di operare contemporaneamente su entrambe. Ad esempio, in questo modo potremo riempire delle informazioni su un file, compilare alcune celle di un foglio Excel, facendo riferimento a delle informazioni cercate in tempo reale su internet. Oppure potremo, ad esempio, fare uno schizzo, quindi affidarci alle nostre capacità creative riferendoci a un'immagine che abbiamo sul dispositivo. Nel caso del Note 2, invece, la caratteristica del multitasking viene affidata alla funzione switching, quindi alla possibilità di passare in modo estremamente veloce e rapido da una applicazione all'altra. Ma vi dicevo all'inizio che la S Pen è stata rinnovata nella propria forma, nel design e anche nelle funzionalità della tecnologia. Ed ecco che con questi prodotti Note si aggiunge alle caratteristiche che possiamo, che ci aspettiamo di trovare su dispositivi di questo tipo, anche la funzione AirView, che ci permette di avere un'anteprima di una serie di contenuti presenti sul nostro dispositivo, dall'agenda, dagli appuntamenti dell'agenda, alle nostre email, a un video, alle immagini che sono nella galleria dei prodotti, ancora prima di aprirli, senza poggiare la penna sullo schermo, ma semplicemente sfiorando. Potremo vedere un'anteprima, potremo capire che cosa stiamo cercando e andare a composizione. L'immediatezza d'uso della penna si esalta anche, come diceva prima Carlo, con la funzione pop-up note, per cui semplicemente sfilandola dal dispositivo, ad esempio durante una chiamata, potrò avere un post-it digitale virtuale su cui annotare il nome, il numero o l'indirizzo che rischio di dimenticare. La nuova S Pen quindi diventa lo strumento per rendere questi dispositivi ancora più creativi e ancora più personali. Ognuno di noi probabilmente non potrà vincere un Oscar come Dante Ferretti o i 50 e più premi, ma potremo sicuramente invece colorare i nostri messaggi, le comunicazioni con i nostri amici con una serie di immagini e con dei tocchi creativi estremamente personali. Ad esempio, la funzione Easy Clip ci permette di tagliare, ritagliare e di incollare delle immagini ai nostri messaggi. In questo modo potremo integrare testo, scrittura e immagini per delle comunicazioni quanto più personali e creative possibili. Con i Galaxy Note, inoltre, la nostra scrittura, quindi un tratto totalmente naturale, personale, il nostro tratto, si integra alle immagini digitali, ad esempio alla nostra agenda o alle nostre email. Ed è questa combinazione di digitale e, se volete, personalità legata alla penna a renderlo. Concludo con un paio di punti. In primo luogo, il codice relativo alla S Pen è stato rilasciato agli sviluppatori e questo significa che, oltre alle applicazioni che Samsung rilascerà con il lancio dei prodotti, ne arriveranno molte altre rapidamente sul mercato italiano che sfruttano la S Pen. E inoltre avremo, come avete appena visto, una serie di accessori che permetteranno ai consumatori di personalizzare il proprio dispositivo. Dopo questa carrellata io concludo riallacciandomi un po' al titolo che abbiamo dato questa sera a questo appuntamento con voi. E concludo quindi ricordando come questi dispositivi vogliono aprire una new way, un nuovo modo di essere creativi, un nuovo modo di usare la propria espressività per rendere la propria vita digitale ancora più divertente e più creativa. Con questo io vi ringrazio e chiamo di nuovo con me Ilaria. No, stavo sentendo tutte le tue comunicazioni, racconto, sì. Insomma, molto precise. Ma non è che non funzioni. Che vorrei capire quanto, perché sembra tutto molto sofisticato, quanto è facile tradurlo poi nella vita quotidiana? Spesso, come si diceva anche con Dante Ferretti, la creatività che rimane a PDE e poi... È vero, sono dei dispositivi che per noi che ovviamente facciamo della tecnologia il nostro lavoro risultano apparentemente semplici, ma il vero test è quando vanno nelle mani di una persona reale, magari di un professionista, e solo in quel modo puoi capire come si possono integrare nella propria routine professionale e personale. In effetti c'è qualcosa, abbiamo provato a fare questo test con un
una persona reale in carne ed ossa, abbiamo preparato un video che può dare a te, ovviamente alla nostra platea, ispirazione.